Manca relativamente poco all'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X e grazie a diverse informazioni e presentazioni fatte, credo che possiamo analizzare le direzioni prese dai due produttori. Ciao a tutti, io sono Sasha Ibasta. In questo video vi voglio parlare delle esclusive Sony e Microsoft e perché le esclusive PlayStation saranno migliori della concorrenza. Lasciate un mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Recentemente, in un suo video, Dadobax ha parlato del perché uno dovrebbe acquistare una Xbox. In quel video ha spiegato la direzione di Microsoft e il suo Game Pass. Un video molto interessante che vi consiglio di guardare. Ma una delle sue affermazioni mi ha fatto riflettere e ho un punto di vista differente. La parte del video è questa. Se tu metti da una parte le 8 esclusive PlayStation 5 con le 22 esclusive Xbox, una persona può dire sì, però meglio poche ma buone. Sì e no. Cioè dipende da tanti fattori, perché le 8 esclusive PlayStation 5, che almeno sono state presentate finora, poi magari ce ne saranno di più, però le 8 esclusive PlayStation 5 tu le devi pagare tutte a prezzo pieno, laddove le 22 Microsoft, quindi con una media di una al mese, le troverai tutte inserite all'interno del servizio Xbox Game Pass. Prima di proseguire, vorrei precisare che è solo una parte del video e può essere interpretata male se presa fuori contesto, quindi prima di giudicare vedete il video per intero. Anche se è un ottimo modello di business e potrebbe essere conveniente per i giocatori, l'Xbox Game Pass in realtà potrebbe essere la causa del degrado generale della qualità dei giochi e della pigrizia degli sviluppatori. Per quelli di voi che non lo sanno, Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che includerà tutte le esclusive Xbox appena usciranno, più alcuni titoli di terze parti che saranno aggiunti in un secondo momento. PlayStation invece, anche se ha un servizio simile, non include i giochi appena usciti. Quest'ultimi dovranno essere acquistati a parte e a prezzo pieno, però saranno di qualità superiore. Perché? Ora vi spiego. Se pago Microsoft ogni mese, quindi le garantisco entrate mensili a prescindere dalla qualità dei giochi, perché dovrebbe cercare di creare un prodotto di alta qualità quando può semplicemente sfornare titoli di qualità appena sufficiente per non perdere gli utenti iscritti al servizio? Sony invece dovrà convincere i giocatori a spendere 70 euro per il suo prodotto, di conseguenza cercherà di avere più qualità possibile. Per farvi un esempio semplice, è come paragonare una mensa dove paghi 10 euro al giorno e mangi quello che ti danno e un ristorante dove paghi di più e mangi quello che vuoi, quando vuoi. Vedete? Perché la mensa dovrebbe offrire qualcosa di speciale quando ha già avuto i vostri soldi? Prendiamo l'ultima dimostrazione di Halo Infinite, che dovrebbe essere il punto di forza per quanto riguarda il gaming su Xbox Series X, la console più potente al mondo. Per mesi gli sviluppatori hanno elogiato il nuovo motore grafico che metterà in mostra le potenzialità della next gen. Il risultato? Niente ray tracing al lancio, texture sfumate e nemici senza animazioni facciali. Gli sviluppatori promettono il supporto per il gioco per 10 anni. Giusto, perché rilasciare un gioco completo quando si può aggiustarlo in futuro? Tanto lo avete già pagato. Ci sono già alcuni video in giro che confrontano Infinite con altri Halo, oppure lo stesso trailer iniziale con quello che abbiamo visto durante la presentazione. Giudicate voi stessi. È veramente un peccato vedere quello che dovrebbe essere la bandiera di Xbox in questo stato. La stessa storia per altri giochi, hanno mostrato dei titoli indie e trailer senza gameplay. Sony, d'altronde, ha mostrato molti titoli di qualità superiore nonostante l'hardware meno potente. Quello che voglio dire è che il Netflix dei videogiochi potrebbe non essere la soluzione migliore, anche se sembrerebbe una cosa inevitabile. Un'ultima cosa che vorrei aggiungere è che le cose che vi ho appena detto si riferiscono alle esclusive. In difesa della console Microsoft vorrei aggiungere il fatto che i giochi multipiattaforma hanno il potenziale di essere leggermente superiore su Xbox, se gli sviluppatori sfrutteranno al massimo la potenza superiore della Series X. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo, in disaccordo oppure se avete un altro punto di vista, ma soprattutto quale console preferite e quale avrà più successo. Come sempre, grazie mille per la vostra compagnia e un saluto speciale a Corrado. Qui Sasha e basta, e ciao!